Dormi bene? Mi sembri esausto. La notte scorsa parlavi nel sonno. Stavi cercando un giocattolo rotto. Ora vai a dormire e fai sogni d'oro. Wow, che avventura quella di ieri! Una mummia, da non crederci! Per fortuna non l'abbiamo incontrata, altrimenti... Spero che tu non sia troppo stanco stanotte. Quel ciccione di Ippo ci ha mandato un altro messaggio. Cosa può volere adesso? Oh, forse qualche topo da aggiungere alla sua collezione? Bene, diamo un'occhiata al messaggio. Ciao, Drago. È stato davvero molto bello rivederti. Ho ancora bisogno del tuo aiuto, ma rilassati, niente di preoccupante, prometto. Nai è ancora nascosta nel fienile e ha bisogno di cibo. Conto su voi due. A presto! Deve essere un po' tocco quell'Ippo. Dobbiamo fare un viaggio di 4.000 anni solo per portare un vassoio a Nai. Però l'Egitto più lo vedo e più mi piace. Una scatola di Happy Food. Buona scelta. Credo che Nai non abbia mai mangiato niente di così gustoso. Partiamo per la nostra avventura! Oh, buongiorno Egitto! Andiamo a portare i nostri saluti a Nai. Le consegniamo l'Happy Food e poi ce ne andiamo. Nai, siamo noi, puoi uscire! Abbiamo una sorpresa per te! Strano, non risponde. Ma Nai è sparita! Cosa sarà successo? Hai visto quel pettorale lì per terra? Lo raccogliamo? È bello averne uno anche se rotto. Lo riconosci? È quello che avevi dato a Sobekotep. Quel vecchio furbone di un diavolo deve avere trovato Nai. Deve essere andata così. Sobekotep ha rapito Nai e l'ha riportata a casa sua. Sarà molto più difficile dare a Nai la tua scatola di Happy Food. Il meglio che possiamo fare è andare a curiosare intorno alla casa di Sobekotep. Ricordi? Quella con la porta gialla. Ecco l'orribile dimora del mercante di schiavi. Fai gli scongiuri. Speriamo che non sia in casa. Mannaggia, la porta è sprangata! Abbiamo bisogno d'aiuto per entrare, da soli non ce la faremo mai! Ehi, questo posto è piuttosto freddo! Puoi scattare una fotografia se vuoi, più avanti la ritroverai nell'album! Un caldo benvenuto, amici miei! Ma dalle vostre facce direi che le cose non vanno come dovrebbero. Sono così preoccupato. Sobekotep ha sequestrato la mia cara Nai. Oh, se solo potessi mettere le mani su quel bruto, lo darei in pasto ai coccodrilli del Nilo!
posso introdurvi nella casa di Sobekotep. Possiedo una chiave che apre tutte le serrature. Giocate con me e sarà vostra, ma siate prudenti. Sobekotep è un cliente pericoloso e farà ricorso a ogni mezzo. Benvenuto sul Nilo. Stiamo per visitare tutti i luoghi famosi dell'Egitto dell'epoca dei faraoni. Clicca su Nuova partita quando sei pronto. Non posso aspettare. Scegli il livello. Ricorda che al livello più difficile avrai un numero limitato di possibilità. Scegli con cura le tue mete. Se hai bisogno di altre spiegazioni, clicca su di me. Le bandiere ti indicano il percorso. Cliccale per scegliere la tua destinazione. Sulla sinistra puoi vedere le tue riserve attuali, mentre a destra puoi osservare le riserve del luogo in cui ti sei fermato. Scegli gli oggetti che vuoi prendere. Vento a favore, puoi saltare 3 caselle. Vento a favore, puoi saltare 3 caselle. Bene, hai trovato tutto. Vuoi provare ancora? Quando sei pronto, clicca su Nuova partita. Grazie, Hippo. Funziona che è un piacere. E vai prima tu, così potrò avvertirti se Sobekotep ritorna. Strano, questo affresco è proprio bello, ma ne mancano dei pezzi. Sei tu? Sono prigioniera dietro un passaggio segreto. Attento, c'è una trappola.
Ti tireremo fuori di lì, Nai! Non preoccuparti della trappola! Conosco bene Due Lati! È un tipo in gamba! Useremo la mappa per andare da lui. Guarda! Non pensi che sarebbe una bella foto? Non fare rumore, è uno scriba. È lui che realizza tutti questi bei disegni sul papiro. È la scrittura egizia. Ah, ecco il buon vecchio Due Lati. Dagli un colpetto per svegliarlo. Speriamo che Due Lati sia di luna buona. Ancora tu, drago, lasciami in pace. L'ultima volta giocando col fuoco mi hai quasi grigliato vivo. Sei sordo, drago? Se vuoi parlare con me, vai prima a tuffarti nel Nilo. Non voglio vedere draghi. Tu vuoi liberare Nai dalla stanza segreta di Sobekhotep? Perché non l'hai detto prima? Ti aiuterò. Gioca con me e ti svelerò il segreto dell'affresco. Clicca sul corpo dello scriba. Due Lati ci sta sfidando. Facciamogli vedere di che stoffa siamo fatti. Quando sei pronto, clicca su Nuova partita. Scegli il livello. Devi ricomporre il puzzle che appare in alto a sinistra. Puoi ingrandirlo cliccandolo. Non puoi piazzare qui quel pezzo. Non puoi piazzare qui quel pezzo. Bravo! Ah, hai rimesso insieme il bassorilievo! Vuoi riprovare? Quando sei pronto, clicca su Nuova partita. Sei sordo, drago? Se vuoi parlare con me, vai prima a tuffarti nel Nilo. Non voglio vedere draghi. Il meglio che possiamo fare è andare a curiosare intorno alla casa di Sobekhotep. Ricordi? Quella con la porta gialla. Thank you.
Guarda cosa c'è qui, un frammento di affresco. Wow! Ecco fatto! Siamo più bravi di quello zoticone di Sobekotep! Sì! Nai! Abbiamo trovato Nai! Ma è incatenata! Ah, questo Sobekotep è un sadico! Come facciamo a spezzare la catena? Sono così contenta di rivedervi! Ero tanto spaventata qui! Aiutatemi! Ma non penso che riuscirete a spezzare la catena! È inutile, non avrei mai dovuto rubare quelle statuette. Non so come Sobekotep sia riuscito a scoprire il mio nascondiglio. Dice di essere amico di uno stregone, ma gli stregoni non esistono. Non so come Sobekotep sia riuscito a scoprire il mio nascondiglio. Ho ascoltato una conversazione tra Sobekotep e uno dei suoi amici. Saccheggiano le tombe! Solo il governatore può fermarli. Dobbiamo raccontargli tutto. Mamma mia! Il governatore è una persona importantissima. Si occupa del villaggio per conto del faraone. Troverai il governatore nel suo palazzo. Prima però dovrai incontrarti con lo scriba del tempio. Ti insegnerà le parole importanti della nostra lingua. Perché il governatore disdegna coloro che non sanno leggere i geroglifici. Non li ascolta nemmeno. Tieni duro, Nai! Torneremo al più presto con le guardie del faraone. Ho visto il palazzo del governatore sulla mappa, quindi ci sarà anche la casa dello scriba. Fate presto, prima che ritorni Sobekotep. Non fare rumore, è uno scriba.
È lui che realizza tutti questi bei disegni sul papiro. È la scrittura egizia. Salve, piacere di conoscervi. Se volete posso spiegarvi il significato dei geroglifici. È il primo passo per diventare scriba. Prendete i papiri che ci sono lì sopra. Fai bene a voler imparare i geroglifici, è sempre utile conoscere certe cose. Quando sei pronto, clicca su Nuova partita. Scegli il livello. Qui devi trovare i simboli mancanti. Se hai bisogno di altre spiegazioni, clicca su di me. Scegli il livello. Qui devi trovare i simboli mancanti. Scegli il livello. Qui devi trovare i simboli mancanti. Bravo! Ce l'hai fatta! Vuoi provare ancora? Allora clicca su Nuova partita. Scegli il livello. Qui devi trovare i simboli mancanti. Complimenti! Sai scrivere in geroglifico! Adesso andiamo al palazzo. Scegli la destinazione sulla mappa. Chi siete? Riconosco i passi di un bambino. Cosa volete dal governatore? Io sono il suo consigliere. Rispondetemi quando vi parlo. Siete sordi? Questo cieco non mi piace affatto. Prima di vedere il governatore dovete dirmi cosa volete. Io sono il suo consigliere personale. Non può essere disturbato per delle sciocchezze. Cosa? Sta insinuando che Sobekotep è un saccheggiatore di tombe? Miserabile! Ti farò dare una bella battuta. Guardie, prendete questo ragazzino! Niente paura! 21° secolo, arriviamo! Benissimo, sembra che ci siamo fatti un nuovo nemico. Quel cieco mi spaventa. Domani torneremo in Egitto. Dobbiamo salvare Nai